Porti di Trognani non si ferma mai. Allora, siccome diciamo così, passandovi del materiale, tra cui le registration e gli style, andiamo a vedere come questi file devono essere portati all'interno della macchina. Allora, prima di tutto colleghiamo la nostra tastiera, perciò in questo caso parliamo di SD9, SD7 e SD40. Ok? Che cosa andiamo a fare? Colleghiamo la nostra tastiera. Adesso io sposterò la telecamera e vi faccio vedere che premendo il tasto media avremo questa schermata qua. Ok, la vedete? Questa schermata qua. Se vedete tra le selezioni in basso, quelle riportate nei rettangoli blu, c'è scritto PC Connect. Una volta che noi abbiamo adattato il cavo al computer, perciò abbiamo collegato la tastiera, ci basta selezionare PC Connect. Io adesso lo vado a fare, PC Connect. Automaticamente sentiremo che il PC riconosce la macchina. E infatti, come possiamo vedere, adesso sposto la telecamera. Ok. Come possiamo vedere, adesso abbiamo la cartella con l'interno della SD9. Adesso vado a mettere le icone più grandi in modo che le potete vedere con molta più tranquillità. Allora, visualizza icone grandi. Perfetto. Lasciate vedere le cose che vedete all'interno che sono lavori, insomma, non ci sono. Allora, una cosa molto importante dove andremo a focalizzarci oggi con questo tutorial sono la cartella registration, la cartella user style e la cartella user voice. Adesso vi dico per quale motivo. Quando noi vi diamo un file formato .srg, eccolo qua, tipo questo della Oxa. Adesso anche qua faccio icone grandi così. Oh, tutto questo materiale è uscito fuori. Allora, un attimo, ragazzi. Icone medie, riportiamo tutto nell'altro schermo. Non è roba che ci serve. Ok, perfetto. Ok, questo file proviene cioè è stato fatto dall'SD9, perciò ragazzi, ripeto, dall'SD9 va nell'SD9, non va nell'SD7 e non va nell'SD40, ok? Allora, questo file qui non dobbiamo fare altro che, vi faccio vedere, entrare nella cartella registration della macchina, dell'SD9. Abbiamo i quattro banchi, ok? A noi ci basta selezionare il banco dove abbiamo le registration, prendere il file, tenerlo selezionato e passarlo all'interno della macchina. Automaticamente io già ce l'ho e lui mi dice: devo andare a sostituire, però a voi non vi comparirà questa casella e andrete a registrare automaticamente il file, ok? Questo è per quanto riguarda le registration. Torniamo indietro nella schermata precedente per andare a vedere l'interno della SD9. Ripeto, io parlo di SD9, ma la procedura è la stessa per tutta la nuova serie SD. Andiamo su User Style, ci si aprirà, come vedete,
la cartella con tutte, diciamo, le sezioni style, da ballad fino all'unplugged. Mettiamo caso che io ho uno style, in questo caso col funky, vedete, .kst. Faccio la stessa identica cosa. Apro, siccome è un funky, apro il pop, che il funky si trova nel pop, prendo questo file .kst e lo vado a inserire all'interno della cartella. Già ce l'ho e naturalmente non lo sostituisco, ok? A voi invece viene direttamente all'interno della macchina, ok? Cioè abbiamo visto registration, abbiamo visto user style, adesso andiamo a vedere user voice. Stessa identica cosa, quando noi vi daremo dei suoni da inserire all'interno della macchina, se si tratta di chitarre, esempio, aprirete la cartella user voice, ok? Andiamo in chitarre e il file chiamato .spg deve essere copiato all'interno di questo file. Alcune di queste operazioni richiedono l'avvio della macchina, nel senso che dopo che avete, per dire, inserito una nuova user voice, la macchina deve essere riavviata perché le voice vengono caricate dal boot, diciamo, dall'inizializzazione della macchina. Quando la macchina si accende, avete visto, fa quelle operazioni dove va a caricare tutte le sue risorse, tra queste caricherà anche il nuovo suono che gli avete dato. Ok? Adesso andiamo a vedere per l'ennesima volta come andiamo a disconnettere la SD9, in questo caso la SD9, ma come ripeto, l'operazione vale per tutte le macchine, la nuova serie SD. Ok? Allora, andiamo a vedere. Allora, aspettate, sono andato oltre. In basso a destra, specialmente su Windows 10, però anche sugli altri Windows similare, andiamo ad aprire con il tasto sinistro questo specchietto, diciamo, no? Questa barra. E dove vediamo l'icona della pennetta, delle risorse USB, se voi ci passate sopra c'è scritto rimozione sicura dell'hardware e espulsione. Lì andiamo a cliccare con il tasto sinistro e ci compare una scritta con espelli file backstore gadget, che sarebbe la SD9. Io gli dico di sì. Automaticamente vi comparirà questo messaggio: è possibile rimuovere hardware, eccetera, eccetera. Ok, perfetto. Solo adesso noi andremo sulla SD9. Ok? E gli diciamo di disconnettersi così. Questa informazione in inglese sta per dirvi: per favore, scollegate prima il PC, perciò quello che abbiamo fatto prima di fare questa operazione. E tu gli, naturalmente, siccome non l'abbiamo fatto, gli diamo l'ok. Disconnessa la macchina, arrivata a questa schermata, automaticamente siamo di nuovo nella sezione media e basta ripremere media per uscire fuori. E il gioco è fatto. Ciao ragazzi, spero che questo tutorial vi sia stato utile, vi sia stato utile. Vi do un abbraccio come sempre, Nico il Pirata. Un abbraccio, ciao belli.